Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di preamplificatori audio. Vedremo come realizzare un preamplificatore microfonico per cuffie auricolari da smartphone per aumentare la potenza del segnale di bassa frequenza prelevato dal microfono di queste cuffie. Molto spesso capita infatti che il segnale microfonico delle cuffie auricolari sia molto debole. Con questo circuito andremo ad amplificarlo per avere un segnale più robusto. Tutto è nato dalla necessità di amplificare il segnale microfonico delle mie cuffie Sennheiser che uso per effettuare i miei montaggi video. Nella versione di fabbrica di queste cuffie, infatti, il microfono in dotazione è molto debole e l'audio appare abbastanza basso. Pertanto ho deciso di utilizzare questo modulo preamplificatore. Questo modulino preamplificatore può essere alimentato con una tensione che va da 2,4 a 5,5 volt. Guadagno variabile, abbiamo due pin di alimentazione, uno di output ed un trimmer per settare il guadagno finale. Il cuore di questo piccolo modulo preamplificatore è l'integrato MAX 4466. Si tratta di un chip studiato proprio per l'amplificazione dei segnali debolissimi del microfono. Questo chip trova applicazione per apparecchi acustici, telefoni cellulari, sistemi di riconoscimento vocale, dispositivi di dettatura, cuffie e infine computer portatili. Vi ricordo che un preamplificatore, nel caso microfonico, permette di aumentare il segnale debolissimo del microfono per fornirlo ad un amplificatore finale, adattando di conseguenza l'impedenza di ciascuno stadio. Il guadagno di un preamplificatore è espresso dal rapporto tra la potenza di uscita e la potenza di ingresso e può essere espresso anche in decibel. In generale, ogni 20 decibel abbiamo una moltiplicazione per 10 del guadagno. Osservando il datasheet di questo integrato, abbiamo che il nostro chip ci garantisce un guadagno di 100 dB. Questo vuol dire che il debole segnale di qualche millivolt captato dalla capsula microfonica verrà amplificato di almeno 100.000 volte. Il microtrimmer presente nel modulo ci permetterà di variare questo guadagno. Andando a guardare lo schema elettrico di questo circuito, possiamo osservare il microfono ad elettrode che viene alimentato da una tensione con delle resistenze e un condensatore di filtro. Il debolissimo segnale captato dal microfono attraversa il condensatore per la sua parte alternata e arriva al primo piedino dell'amplificatore operazionale. Sul piedino 3 negativo abbiamo la gestione del guadagno di questo amplificatore operazionale. Il guadagno è dato dal rapporto tra la resistenza da 100 kΩ e la resistenza da 10 kΩ. Nel nostro modulo la resistenza da 100 kΩ è rimpiazzata dal trimmer. Bene, prima di procedere al suo utilizzo andiamo a vedere un po' le performance di questo modulo di preamplificazione. Ho già collegato il mio alimentatore con l'uscita sui 3 volt. Vi raccomando per questo modulo di non eccedere i 5,5 volt per non bruciarlo. Vediamo quanto il debolissimo segnale dell'ordine di qualche millivolt viene amplificato andando a misurare i millivolt in uscita con l'aiuto di questo oscilloscopio. Sa, prova, prova. Come osserviamo dall'oscilloscopio, l'ampiezza della forma d'onda audio raggiunge un valore VRMS o valore efficace di circa 16 mV, così come previsto dal datasheet. Per utilizzare questo modulo abbiamo due alternative. La prima è quella di lasciare intatte le nostre cuffie smartphone e utilizzare un circuito esterno per la preamplificazione, prendendo il segnale del microfono direttamente dal jack a 4 pin di qualsiasi auricolare per smartphone. L'altra possibilità è utilizzare delle cuffie abbastanza capienti per inserire al posto del microfono originale il nostro modulo e magari alimentarlo con una batteria litio a bottone da 3 volt. Vediamo come procedere nel primo caso mantenendo inalterato il nostro auricolare. Questi jack a 4 pin, infatti, a differenza di quelli standard per cuffie senza microfono, prevedono a cominciare dalla punta il canale sinistro-destro, quindi la massa e infine il collegamento al segnale microfono. Per costruire questo preamplificatore, lasciando intatta la nostra cuffia, dobbiamo per forza di cose utilizzare questo connettore femmina
con 4 pin per la versione standard che ci rende disponibili all'uscita direttamente i 4 segnali di cui abbiamo bisogno, in particolare la massa, il microfono e il segnale destro e sinistro per gli altoparlanti della cuffia. Poi avremo bisogno chiaramente del nostro modulo microfonico preamplificato e di una portapile per batteria litio 18650 nel mio caso, ma possiamo anche, visti i consumi abbastanza irrisori di questo modulo, utilizzare una semplice portapile 3 V per pile a litio a bottone. Nel primo caso sarà necessario anche un interruttore e un diodo LED per segnalare il dispositivo rimasto acceso. Questo è un diodo da 12 volt con resistenza precablata, ma si accenderà ugualmente. Per implementare il mio circuito utilizzo questa vecchia cuffia non più buona e ne vado a tagliare il pezzo finale per una lunghezza di circa 20-10 cm. Questo jack sarà quello che andrà collegato al mio smartphone e sarà dall'altra parte invece collegato al mio microfono preamplificato. Andiamo a spellare la guaina esterna con un cutter. A questo punto vedremo i 4 fili a disposizione. Si tratta di fili sottilissimi, ricoperti di uno smalto altrettanto sottile. La calza metallica rappresenta il collegamento di massa ed è comune a tutti e tre i segnali, cioè canale destro, sinistro e microfono. Con una goccia di stagno andiamo a bruciare lo smalto esterno e a mettere a nudo il rame per ciascuno di questi 4 fili. Notiamo la punta del rame nudo. A questo punto, con il tester di continuità, andiamo a verificare ciascuno di questi 4 fili a quale dei collegamenti corrisponde per poter effettuare il collegamento al microfono. Una volta individuati il ground, il microfono e il canale destro e sinistro, possiamo andare a rimuovere la capsula microfonica presente sul mio modulino per collegarci il microfono presente nella mia cuffia esterna. A tal fine usiamo la tecnica dell'aggiunta dello stagno che funziona sempre per quei circuiti stampati a doppia faccia con componenti discreti. Una volta rimossa la capsula microfonica, su questi 2 contatti rimasti liberi andremo a collegare i fili che andranno al microfono del nostro auricolare esterno. Vado a saldare il canale destro e il canale sinistro proveniente dalla mia cuffia esterna, che verranno completamente bypassati nel mio circuito. Invece vado a collegare un conduttore rigido alla massa. Su questo pin andranno collegati sia la massa che va verso il mio smartphone e sia la massa proveniente dal modulino preamplificatore. Finalmente posso collegare il segnale e la massa per il mio ingresso del modulino preamplificatore. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere un bel like, condividere questo video con i vostri amici e magari anche iscrivervi al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Da ultimo collego l'ingresso microfono del mio futuro smartphone all'uscita preamplificata del mio modulino preamplificatore. Una rapida occhiata alle saldature, manca soltanto il collegamento della fonte di alimentazione da 3,7 volt. Vado a saldare su uno slot per 18650 il cavo del positivo e il cavo del negativo. In aggiunta, in parallelo all'alimentazione, inserisco anche il diodo LED per la segnalazione del dispositivo acceso. Ricordatevi che il LED esige il rispetto della polarità, quindi rosso con rosso, nero con nero. Possiamo andare a effettuare l'inserimento di un interruttore, tagliando il polo positivo. Su questo polo, una volta spellato, andrò ad inserire un semplice interruttore a levetta per l'accensione e lo spegnimento del circuito. Piccolo consiglio: quando effettuate le saldature per questi interruttori, cercate di essere il più veloci possibili perché sono molto sensibili al calore e possono facilmente danneggiarsi. Bene, a questo punto mi procuro un contenitore in plastica. Misure 10 x 6 x 2,5 cm. Vado a praticare i fori per il LED e per l'interruttore di accensione e spegnimento.
Con della colla a caldo vado a fissare il portapile 18650. Chiaramente una volta che si sarà scaricata questa pila la estrarrò dalla sua scatola e la caricherò con un alimentatore, un caricabatterie esterno. Vado ad inserire l'interruttore di accensione e spegnimento e stringendo il relativo dado di bloccaggio. Vado a realizzare la guida d'onda per il mio LED con il solito pezzo di scotch e con della colla a caldo. Questa tecnica mi permette di ottenere delle guide d'onda perfette. Vado a inserire dall'interno lo spinotto di collegamento allo smartphone. Sempre con la colla a caldo vado a fissare la mia presa femmina destinata ad ospitare le mie cuffie esterne. Bene, andiamo a togliere lo scotch e la mia guida d'onda per LED è perfetta grazie a questo metodo della colla a caldo, che già da solo si meriterebbe un bel like. Che ne direste? A questo punto possiamo effettuare un po' di test di questo circuito. Ho scaricato un'applicazione oscilloscope per Android che permette di misurare i segnali in bassa frequenza. Prendo una qualsiasi cuffia dotata di microfono. Facciamo un piccolo test. Andiamo a vedere il segnale che esce da questa cuffia senza il nostro preamplificatore, per capirne la differenza. Prova, prova, sassa, prova, prova, prova. Il segnale di questo microfono non preamplificato è talmente basso che l'oscilloscopio nemmeno riesce a vederlo. Viceversa, se andiamo a collegare il nostro preamplificatore microfonico, le cose cambiano. Stesse cuffie di prima, vediamo che cosa cambia nell'ampiezza del segnale. Prova, 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 sassa, prova, prova, prova. Il microfono delle cuffie passa attraverso il preamplificatore e l'ampiezza finale risulta aumentata. In questo modo abbiamo realizzato un ottimo preamplificatore microfonico universale per qualsiasi tipo di cuffia auricolare. Ma il mio motto è migliorare sempre, e allora che cosa ho fatto? Ho inserito il circuito preamplificatore direttamente all'interno di queste cuffiette Sennheiser. Sulla punta abbiamo il modulo preamplificatore, mentre sulla padiglione abbiamo la pila da 3V a litio a bottone ospitata in questo slot che comprende anche un interruttore di accensione e spegnimento. Ho inserito anche un LED SMD sulla punta per segnalare il dispositivo acceso. In questo modo potrò preamplificare il segnale della mia voce per effettuare i montaggi video. Prima di procedere in tal senso, però, è necessario settare il volume massimo di questo preamplificatore. Vado ad effettuare la calibrazione per il guadagno che mi necessita. Prova, sa, sa, prova. Prova, prova, sa, sa, prova. Aumentiamo il guadagno di questo preamplificatore. Prova, prova. Diminuisco la sensibilità dell'oscilloscopio. Prova, 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 sa, sa, prova. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Questo è il volume che mi necessita. A questo punto posso andare a fissare definitivamente il mio circuito sulla punta della staffa del microfono con una micro fascetta da elettricista. Per attutire la pressione acustica vado ad inserire questa spugna fai da te all'interno del microfono. Bene, a questo punto è il momento di fare qualche prova. Vado ad accendere la mia nuova cuffia preamplificata modificata alimentata 3V e ad inserire il jack all'interno del solito oscilloscopio per verificare la potenza del segnale. Prova, prova, sassa, prova, prova, prova. Beh, direi che posso ritenermi ampiamente soddisfatto. Le mie nuove cuffie Sennheiser con microfono preamplificato funzionano alla perfezione. Da oggi in poi in tutti i miei video avrete la mia voce molto più squillante grazie a questo microfono preamplificato ed in quest'altra versione potrete anche applicare questa amplificazione anche alle vostre cuffie standard semplicemente inserendole al suo interno.
Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like, condividere, bla bla bla, io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo la prossima volta.